Benvenuti a una nuova puntata del GCN Italia Show, oggi show numero 222, Giorgione! Questi sono gli show che danno grossa soddisfazione, io ho anche la maglia giusta in tema, aspettavo questo momento per indossarla. Perfetta per oggi. Quindi via con la puntata. Iniziamo lo show. Giorgione, è stato un giro delle Fiandre che non ha deluso le attese. Straordinario. Lo aspettavamo, l'abbiamo annunciato come un possibile Fiandre più bello di sempre, almeno della storia moderna, e secondo me così è stato, non sono mancati i colpi di scena. Andando in ordine, partendo dall'inizio, partenza fortissima, 60 km per fare valere una fuga. Allora, forse non sarà stato, una premessa, non sarà stato magari quello più bello di sempre perché non li abbiamo visti tutti, sicuramente è stato quello più veloce, Giorgione, media record, 44 km orari. Come dicevi tu, partenza a razzo, tant'è che il gruppo si è spaccato in più tronconi a un certo punto. Io ero in bicicletta e mi arriva un messaggio da una chat di amici: Van der Poel tagliato fuori. No, ragazzi, non scherziamo, per favore. Come tagliato fuori? Vado a vedermi, connetto a GCN Plus. Uno sbrindellio, una situazione veramente sì, un po' la media, drammatica, un po' il certo vento, punto. Un po' il percorso che era bagnato nei giorni precedenti, ha piovuto molto, un po' dei polacchi che si mettono a... Lì si è già calmata la situazione, quando il polacco della Bahrain, Filip Maciuk, l'ho detto perché non me lo ricordavo, ha combinato quel disastro, la situazione si era calmata, era già andata via la fuga. Lì, aspettato il gruppo fosse bello compatto e unito per fare... Allora, quella è una manovra che in corsa io ho fatto 6 giri delle Fiandre, ne ho fatta miliardi di volte in qualsiasi momento della corsa. La somarata, l'errore di Maciuk è stato quello di non valutare che comunque ha piovuto fino a un'ora prima, tutto il giorno acqua, quindi le aiuole, i pezzi di erba sono fradici. Quindi devi calcolare. Non ha guardato, non sul toro, su come pedalare sul pavé, dove diciamo che si può andare fuori strada, ma solo se non ha piovuto, perché se no non sai cosa c'è dentro nelle pozzanghere sotto, perché ti trovi i laghi dove è finito dentro lui. Al di là di questo è stato squalificato, secondo me questa cosa però in realtà non è corretta, o meglio, andrebbe fatta sempre. Ultimamente lui ci sta giudicando i comportamenti dei corridori in base alle conseguenze che provocano, più per quello che fanno nella realtà. Perché se non fosse caduto nessuno non l'avrebbero squalificato. In realtà va giudicato il comportamento, non le conseguenze, come avevamo detto per Groenewegen quando era successo quella cosa. È stato un errore clamoroso, ma non facciamolo passare per un criminale, esatto, per favore. Esatto. Che adesso è una cosa che fanno tutti. Ho sentito dichiarazioni, dai, siamo tranquilli un attimo. Comunque andiamo avanti. A me ha colpito molto a un certo punto l'imboscata del team DSM, non mi ricordo quale muro fosse, hanno fatto davanti in tre il muro quasi in surplus, fermi, tant'è che la gente dietro metteva i piedi a terra, sullo scollinamento aperto il gas, frustata telecomandata, la ribattezzerei, dietro Van der Poel bello tranquillo un'altra volta, perché già era rimasto era rimasto fregato già all'inizio, ma restiamo fregati un'altra volta, giochiamoci altri due uomini per chiudere e per rientrare in corsa, e anche lì Van der Poel dietro, però quella volta lì anche Pogacar era rimasto un po' nelle retrovie. Sì, è una tattica, diciamo, non è proprio iscrivibile tra i massimi apici del fair play ciclistico, però è una cosa che cosa dovevo? Sì, no, va bene, va benissimo. Mi spiace un po' per Degenkolb, che comunque sta finendo a fare ste cose con la carriera che ha avuto. Ma insomma, quelle carognate, ma sai quanto ti odiano in gruppo? Cioè, sì. Ma io ho guardato la corsa con Daniel Oss, che non è partecipato al Giro delle Fiandre, dicevo, no, ma questa roba qui no, non si... anche perché... se la DSM avesse avuto un corridore capace di fare risultato, dici vabbè, ci vogliono provare, ma così proprio tradimento, è stato bruttissimo. Comunque Van der Poel penso che tra quell'azione e quella inizio corsa si è giocato 4-5 uomini, sì, anche... li ha spati come cartucce per stare davanti. Quello, ma anche le sue energie, visto che comunque è una corsa molto lunga, molto selettiva. Secondo me a livello di dispendio energetico è una delle più esigenti di tutto il calendario World Tour, insieme alla Liegi, anche se è più corto della Sanremo, è molto più difficile un Fiandre a livello di energia spesa, quindi fare questi due rientri qui secondo me ti porta le energie che sul finale ti servono. Altro errore di Van der Poel, a mio avviso, poi non so tu come la pensi, a un certo punto siamo sul Kruisberg e davanti c'è Van Aert, tra l'altro c'è già stata la selezione perché Pogacar è già partito sul Quaremont, si è portato con sé Van der Poel e Van Aert, e ha fatto questa azione che secondo me avrebbe potuto evitare per il semplice motivo che sai benissimo che Pogacar ti attaccherà, farà
Quaremont e Pattersburg alla morte. Lo scorso anno sai com'è andato a finire? Ma tieni una cartuccia in tasca, perché la devi sparare in quel modo lì? Ho avuto la sensazione che volesse lui far fuori Van Aert. Volesse far fuori Van Aert, aveva il terrore di portarsi in volata come è successo a Darelbeck, e quindi ha detto: io nel dubbio lo faccio fuori, poi se mi stacca Pogacar vedremo. Però sì, non ha ragionato in quei termini, no, secondo me. No, tatticamente è stata gestita in modo particolare un po', sia da Van Der Poel, ma anche la Jumbo stessa ha corso in modo poco chiaro. Un po' chiaro nel senso, da chi vedeva, come me faceva fatica a capire alcune mosse. Alcune sono state possibilmente anche intelligenti, quando sono rimasti Laporte, Pidcock, Van Der Poel, Van Aert con Pogacar un po' più avanti. Prima del Kruijswijk. A quel punto lì puoi fare due cose: o sacrifichi Laporte e lo fai tirare per chiudere su Poggi, magari non a tutta per tenere Poggi lì a fargli prendere aria, poteva essere un'idea. Io l'hai fatto così, Giorgione. A posteriori sì, però hanno deciso di mandare all'attacco Laporte. In questo modo tu avevi Pogacar e Laporte che tiravano davanti facendo fatica. Sì. Pidcock e Van Der Poel che tiravano dietro facendo fatica. L'unico che in teoria non stava facendo fatica, che si poteva risparmiare, era Van Aert, che poteva stare a ruota. Può sì, avere un senso. Può avere un senso. Prima che poi Van Aert si stacca sul Kruijswijk. Però io, scusa, so che Pogacar è il corridore più forte, perché è quello che sugli muri proverà. Le proverà tutte, ma che è l'unico che vuole sicuramente arrivare da solo. Lascialo là davanti a cucinarsi da solo, sì, a finirsi da solo. Non gli sganci la porta, che poi lo fa respirare, perché l'ha fatto rifiatare. La porta ha tirato tanto. Sì. È stato per me un errore. Come sì, è stato un errore, Giorgione, quando una volta che Van Aert si stacca sul Kruijswijk, rimane là da solo, nella terra di nessuno, hai Van Hooijdonk davanti con 12 uomini. Come si stacca Van Aert, tu devi comunicare a Van Hooijdonk che deve fermarsi e aspettarlo. Lì non hanno preso una decisione in tempo, le decisioni che potevano prendere erano due: o fa la corsa Van Hooijdonk e Van Aert... Le cose sono due, certo, o fa la corsa Van Hooijdonk che è stato a ruota per 50 km, sì, o fai mettere il piede a terra Van Hooijdonk, sì, che è proprio fermo. Come si è staccato? Lo fai fermare subito sul Kruijswijk, arriva e tira tutto il pezzo per arrivare al quare. Ma quanto sono messo a comunicare? Perché lui si è staccato, però quando già iniziava il... Erano sotto il Paterberg, mi sembra, o sbaglio? Il quare. Erano sotto il quare, sì, sì. Il punto è che Van Hooijdonk ha tirato 2 km, non è che ha aiutato molto. Cioè, se l'avessero fermato subito, Van Aert poteva rientrare con tutto il gruppo dei migliori a puntare il vecchio quarto. Aveva una possibilità in più, sicuramente. Magari lo staccavano ancora anche lì, anzi, Pogacar sicuramente avrebbe staccato, però era lì, non avrebbe dovuto spendere così tanto per cercare di rientrare. Allora, però possiamo dire che Giorgione, da quello che aveva dimostrato il Team Jumbo, questa grande prova di forza in Gand, altre cose, la squadra molto compatta, cioè, ci ha un po' deluso, cioè nel senso ha mosso le pedine, male, perché il Fiandre è un po' una partita a scacchi. Alcune inutilizzate. Avete notato, sono tutte mosse che vanno fatte. Ma proprio perché è una partita a scacchi, non hanno mosso i pezzi nel momento giusto. Cioè Benoît era la classica torre che ti rimane lì nell'angolo in basso a destra e non riesce a utilizzare in nessuna maniera. Benoît come l'hanno utilizzato? Zero, perché non è mai riuscito a entrare in corsa, perché non si è mai trovato in situazioni in cui dovessi usarlo, e quindi avevi tanti uomini che non hai usato. Hanno corso male, poi vabbè, Pogacar straripante, a un certo punto ha ripreso in mano la situazione per fare corsa dura, e dopo aver attaccato prima sul secondo Quaremont ha lasciato tutti per strada sull'ultimo Quaremont e si è involato verso la vettura. Lì si è capito che non c'era niente da fare. Sì. Ha provato a resistere, ma c'era poco da fare. Sì, tra l'altro l'ottima posizione di Trentin che aveva davanti non è stata neanche utilizzata da Poggi, perché era stato talmente superiore, attaccato, alla fine non è neanche servito. Ma Trentin si era messo in una situazione eccezionale, permetteva alla sua squadra di non dover tirare. Ma è così che si corre, eh. Davanti era l'uomo più pericoloso insieme a Pedersen, che dopo ne parliamo perché ha fatto un corsone. E quindi Trentin sì, cioè uno dice: ma perché Trentin attacca, che ci appoggi a tenere al sicuro? No, perché in realtà in certe corse è meglio essere davanti e poter aiutare il tuo capitano quando arriva. L'abbiamo detto anche una settimana fa sta che cosa dietro. È così che sfrutti la squadra, la Jumbo. Lì forse non poteva avere dentro solo Van Hooijdonk. Lì era, quella fuga lì era la fuga di Laporte, era la fuga di Benoît, se vogliamo, ma non di Van Hooijdonk. Quindi lì hanno anche sbagliato. Perché sono partiti ovviamente non di forza, ma su uno scollinamento, partono in un momento di stallo della corsa, non vanno mai di forza. Comunque corsone di Pedersen, oltre di Trentin, di Mats Pedersen. Bravissimo. Ha fatto corsa dura, allo scoperto da 100 km d'arrivo. Se n'è andato via da solo nel finale ha resistito poi al ritorno degli altri che sopraggiungevano da dietro, e ha battuto Van Aert in volata. A lui sarebbe bastato veramente tenere duro ancora 2-3 km, perché lui è partito a più di 100 km in prima persona.
Poi Trentina ha fatto l'azione quella decisiva, lui era fuori, ha chiuso il buco, certo, insieme a Narváez, sì, sì, mi sembra, quindi faticona assurda per rientrare lì. Ha fatto una è entrato nella fuga giusta, è stato il primo a riattaccare da questa fuga. Mostro. Il suo obiettivo quando ha attaccato l'ultima volta non era andare all'arrivo, era arrivare in cima al Paterberg. Se lui fosse riuscito ad arrivare in cima al Paterberg e essere ripreso in quel punto lì, certo, con da Pogacar, Van der Poel, chi fosse, poteva giocarsi la vittoria del Fiandre. Perché a quel punto lì se la giocano in volata, arrivava Oudenaarde e poteva anche vincere, visto che poi ha battuto anche tutto il suo gruppo in volata, nonostante la fatica fatta. Quindi, Corsone di Pedersen, insomma, mancati 2 chilometri, perché l'hanno preso sul Quaremont e non sul Paterberg. Vorrei fare una piccola chiusa su Pogacar. Allora, Pogacar, 10ª vittoria in 16 gare. Il terzo nella storia del ciclismo dopo Bobet e Merckx ad aver vinto almeno un Fiandre e almeno un Tour de France, quindi ragazzi di cosa stiamo parlando, ha vinto 4 monumenti negli ultimi 3 anni, quindi c'è poco da dire fondamentalmente, siamo davanti a un fenomeno, un corridore totale, assurdo, sì, soprattutto in un ciclismo moderno che si avvia sempre di più, no, verso una specializzazione dove i corridori sono preparati, sono quasi dei computer. Pogacar è la fantasia al potere, il corridore diciamo assurdo, che fino a 2 anni fa, prima del Fiandre di Pogacar dell'anno scorso, l'unica persona nel ciclismo moderno che pensava avesse la possibilità di vincere tutte e 5 le monumento era Van Aert, se in un futuro avesse provato a diventare più magro e provare a correre nelle corse a tappe. Sì, però Van Aert deve ancora cominciare a vincere, abbiamo già sulla detto, carta 2 anni fa. Infatti, a questo punto Poggi può candidarsi a questa impresa. Gilbert ci è andato vicino, gli mancava la Sanremo. Poggi ha detto che probabilmente era il monumento più difficile da vincere per lui, la Sanremo, anche se probabilmente sarà tutte le volte. Lui ha detto che è più difficile vincere la Sanremo. Ha detto: se metto qualche chilo la Robe ci posso provare. Intervista di Poggi. Ci aspettiamo di tutto. Poi Van der Poel, vabbè, ha fatto forse quell'errorino lì, a volte un po' troppo rilassato in corsa. Comunque, vabbè, i suoi uomini poi hanno messo le toppe, quindi Van der Poel comunque solido. Van Aert, porca della miseria, io me lo sentivo, magari adesso vince la Roubaix, però Van Aert, vedi, l'appuntamento che conta, la classica, arriva lì, qualcosa va storto, errori con il team, di gestione anche della squadra, non sono qui colpa sua, però comunque non c'era, cioè non ha avuto le gambe, ma già lontano, dico vabbè, magari sul Paterberg riesce, cede, è ceduto sul Kruijswijk quando gli ha dato una fucilata in faccia. Io spero che magari avesse dolori particolari per la caduta, magari qualcosa che non sappiamo, perché altrimenti vuol dire so, che già la sua condizione sta calando, o ha beccato una giornata, no, però guarda caso, alla Gent-Wevelgem faceva i buchi in terra da come andava forte vediamo come va la Roubaix, poi dopo lì tiriamo una riga. Esatto, tiriamo una a riga. A quel punto lì, se la Roubaix va male, io faccio una raccolta firme per fargli saltare una stagione di cross il prossimo anno. E dico, no, vote, per favore, preparati, solo cambia le cose per una volta nella vita. Cambia la preparazione. Soprattutto se il Tour va ancora forte come tu, che sei preparatore, sai benissimo che se tu fai le stesse cose tutto lì, ottieni sempre gli stessi risultati. Così la preparazione funziona così, no? Sì. Ok, vote. Se vediamo come va l'Ore Bè. No, ma poi mi diverto perché sembra come se ci stai ascoltando, ma non ci ascolterà mai, però anche perché ha altri interessi. Comunque, però, nello show scorso avevamo fatto i pronostici e ho detto che avrebbe vinto Pogacar. Sì, per autoguffare, perché sperando vincesse. Ora io da tifoso di Van der Poel avevo votato Van der Poel, ci hai azzeccato tu, Giorgione. E comunque volevo fare una precisazione, parlando di questi fenomeni che ci fanno divertire, su altri due fenomeni, Remco e Roglic, che io non ho criticato l'altra volta, ho detto semplicemente che non mi piace vedere quando Remco fa una salita sempre in testa, guardando sul computerino, fa i lap, non mi piace, ma è un corridore comunque spettacolare, perché è un fenomeno assoluto come lo è Roglic, quindi Dio li benedica. Non era una critica diretta a loro due, perché non danno spettacolo. Il spettacolo ne danno tantissimo, ne daranno tantissimo al giro. Volevo fare questa precisazione, perché ho ricevuto qualche critica, no, dai tifosi, dai fan ovviamente di Remco Roglic, però non volevo assolutamente veramente, diciamo, fare che di fronte a un Pogacar che sembra, perché poi bisogna vedere se è così, che non guardi nulla, che va la pura sensazione, ciclismo estemporaneo in un momento attuale in cui è tutto controllato in modo molto analitico, fa ancora più impressione quello che riesce a fare. Beh, oggi adesso a livello di corridore a 360 gradi è superiore, cioè è nata poi, no, è forza in sé, Van der Poel fortissimo, Vingegaard si farà
si farà vivo, tranquillo, sì, sicuramente. Al tour, poco prima del tour. Ma come hai detto poc'anzi, se arrivasse ancora, paragonabile. Se arrivasse ancora secondo al tour, non riuscisse a vincere, vincesse ancora Vingegaard. Comunque rimane... Pogacar è una stagione, sì, che ha detto che è già a posto così. Ma stai scherzando, ma certo. Poi arriva il Mondiale, arriva la Lombardia, pensi che non vinca un altro... Non so, però... Lui là c'è, è ma solido, sì, è solido. Sì. Se non vince, secondo te, è lì. Ma è quello che vogliamo vedere noi, poi. Non è che vogliamo un dominio totale di una persona. Vogliamo lo spettacolo e Pogacar penso che sia il migliore esempio di questa nuova generazione da questo punto di vista. C'è stato grande spettacolo anche al Giro delle Fiandre, donne, che ha visto il successo di Lotte Kopecky. Altra prova di forza. È stata la Pogacar... al femminile, sì, possiamo dire. Ha vinto veramente tanto, ha perso una strada bianche per, non so, ingenuità o... Non so, ha sbagliato. Ingenuità. Ingenuità. Un'ingenuità. Pensa che quest'anno avrebbe potuto fare un filone di vittorie importanti con la strada bianca, oltretutto. C'è stato il disastro sul Koppenberg, ai meno 45, esatto. Dove la Kopecky, però caso sì. La Kopecky, perché l'è slittata alla volta posteriore, ha messo piede a terra, a quel sì. Punto, in un punto molto viscido e molto pendente del Koppenberg, hanno messo piede a terra anche le altre. Sì, è strano vedere la terza, cioè la persona in terza posizione, sì, non che non mette succede piede a terra, di solito. Una cosa di solito avviene dietro per rallentamenti, invece lei è proprio stata lei. Ne hanno approfittato la Rösser e la Persico, che hanno attaccato, hanno proseguito l'azione, sì. Che hanno attaccato. Le altre poi, erano a piedi. Però sul Quaremont la Kopecky da dietro è arrivata, la Rossa si è staccata, ha ripreso la Persico e l'ha lasciata per strada. Sì. Se è andata tutta sola a conquistare il Fiandre, il secondo Fiandre consecutivo, sì. Tra l'altro. Dietro regola la volata la Vollering, che secondo me pensava di aver vinto, da come è esultato. No. È esultato, diciamo, proprio no. Decisa, è esultato, no, da ho vinto il Fiandre. No. Beh, cosa arrivi davanti, la Kopecky è sparita. Sparita. Ha fatto, non so, un viaggio spazio temporale. È ancora piedi sul Koppenberg. Piedi sul Koppenberg. No, lo sapevo. Era felice per il successo di squadra. Brava Elisa Longoborghini, che nonostante abbia lavorato, è riuscita comunque a fare seconda della volata. E brava anche per perché la Longo posto. Ha lavorato per la Van Aanroy. Sì. Certo, ma anche lì, non lo so, comunque... lavora la Longo e poi quasi vince la volta del gruppo. Sì, non lo so. Allora, gli errori tattici e di dinamiche anche di corsa ci sono sia negli uomini che nelle donne. Abbiamo visto gli uomini, abbiamo criticato ferocemente la Jumbo, ci può essere stata anche un'incomprensione lì in track, non lo sappiamo. Comunque ottima prova delle nostre ragazze, sì, cioè, terza e quarta, un Fiandre. Noi ci siamo divertiti molto, io ho la collina in bocca per Pasqua, per tutti i motivi che si possa immaginare, sia per il mangiare che per la Roubaix. Poi mi dispiace non vedere Pogacar alla Roubaix. Avrei voluto vedere Vingegaard, non lo so, magari cosa... Quest'anno no. Quest'anno no, ok. Però abbiamo Pippo Ganna, attenzione! A Pippo Ganna, che punta forte alla Roubaix, in grande condizione, ha deciso di saltare il Fiandre per concentrarsi proprio esclusivamente su questa corsa e vedremo. Allora, qui... Allora, secondo me è molto ancora più difficile fare pronostici perché abbiamo conta visto in passato la fortuna, ci sono dinamiche di gara completamente diverse, non essendoci le salite, chi anticipa tante volte riesce a vincere o a fare comunque un grande risultato, sì. Abbiamo visto Matthew Heyman battere Tom Boonen, porca di una miseria, può succedere. Ma di tutto. Chi va a Van Sumeren, Matthew Heyman, gente. Van Sumeren, due vittorie in carriera, Heyman e Sumeren, Van Sumeren, una ha battuto Boonen, l'altra ha battuto Cancellara, questo parlo di Van Sumeren, sì. Quindi... possiamo assistere a qualsiasi cosa. Secondo me, sì. Uno come Pippo Ganna deve provare a correre di anticipo, quindi anticipare sì. i Van Aert e Van Der Poel, che sì. Poi anche loro... Che Pedersen io lo terrei molto buono. Direi molto proprio di buono, sì. Perché direi proprio di sì. Lo metterei proprio tra... Direi proprio di sì. Sì. Pedersen in grandissima condizione e sicuramente sarà là, sì. Sarà là sì, a giocarsela. Sì, sì. Van Aert, dopo questo Fiandre, secondo me, deve un attimo mettersi... un po' tranquillo, nel senso, non avere il peso della corsa sulle spalle, guarda quello che può secondo può me succedere, è non... cioè no, a corsa Van Aert, no, non si deve più mettere, non deve Fiandre, mettersi il peso ha fatto sulla... tutto no. Il Fiandre senza avere il peso della corsa, io voglio una Roubaix con la Jumbo che asfalta tutto, cioè devono spaccare tutto secondo dall'inizio. Me e lo prendono di nuovo, devono mettere a Fini che deve sì, devastare sì. Tutto deve... E poi lo riprendono di nuovo. Secondo me, non lo so, e poi c'è Van Der Poel, scheggia impazzita, anche lui inventerà sul momento, dopo aver bruciato magari 4 o 5 compagni di squadra. Poi vediamo là. Anche come il meteo, perché la Roubaix non è più soggetta in assoluto alle differenze ragazzi, di meteo.
spettacolo è assicurato. L'anno scorso non fu super spettacolare, attaccato da lontano Bambarle, sì. Dietro si guardarono un sì. po'. Quest'anno magari potrebbe essere una cosa completamente diversa. Ovviamente staremo a vedere. La corsa è visibile su GCN Plus, come la Roubaix femminile, sono visibili anche il Giro dei Paesi Baschi, che è iniziato ieri e finisce l'8 aprile. La Scheldt del Prix, sia maschile che femminile, il 5 Scheldt aprile. Scheldt del Prix. La prima prova del National Cycling League a Miami Beach, che ne abbiamo parlato, le gare in criterio di circuito semi-amatoriale, semi-professionale. Cioè, così in più qui, vabbè, ci sono anche quelle. E poi la Ronde Muscron, lunedì 10 aprile. La Ronde Muscron è lunedì prossimo. Tutte visibili su GCN Plus, se avete fatto l'abbonamento, ricordiamo 39 euro all'anno, secondo me vale la pena fare, anche perché potete vedere i documentari. Infatti, ne uscirà uno nuovo su Sean Kelly, un legend, è un, diciamo, una specie di documentario che fanno su alcuni campioni, in questo caso l'irlandese Sean Kelly, con Dan Lloyd che va a intervistarlo e raccontano un po' la sua storia. Cycling Inspiration, ispirazione ciclistica, vedete voi, andiamo al terzo posto. Vabbè, bella questa. Mickey Rick 91, Fall in Love Roero, e pensare che fino a 2 anni fa schifavo la bici. Ora, grazie al vostro canale, ad una community nostra, piena di super appassionati, ma grazie anche al vostro fantastico, al nostro fantastico Piemonte, non vedo l'ora che arrivi il weekend per provare percorsi nuovi. Grazie bici, grazie GCN. Comunque abbiamo la responsabilità di averne convogliati tanti al ciclismo, gli appassionati nuovi. Noi adesso ti mandiamo un premio per la Cycling Inspiration, tu, visto che sei a Roero, sai cosa puoi mandare al Brambo da Roero. A te, cosa sai, cosa c'è a Roero? Lo sa, non mi lui lo sa, manda pure. Cosa c'è? Da mangiare, sicuro? Sono dei vini più buoni d'Italia. Ok, il vino, vabbè. Anche a me, dato che ci sei, non so. Ma se non sai neanche che cos'è. Il Brambo deve dimagrire. È spreco. Ma io il vino l'apprezzo, cioè. Andiamo avanti. Marco punto flow. Le radici della passione. Ogni passione ha radici profonde, tanti chilometri, tanto sudore, fatica, caldo, freddo, dislivelli da imprecazioni, vento contro in ogni direzione, terreno a volte impervio. Ma chi ce lo fa fare? La passione. The roots. La passione. Bello. Vero. Bella come immagine. Primo posto. Andiamo? Lui era la Ronde. Nicolò 97, premiazione Giro delle Fiandre 2023. Partire in compagnia del tuo migliore amico, fare 1000 chilometri per disputare al sabato la Gran Fondo delle Fiandre 2023 amatori e il giorno dopo vedere questi fenomeni tutti insieme in un apprezzo. Dobbiamo fare anche noi il Fiandre amatori. Spero che non sia come quello di quest'anno, quello che faremo noi, perché c'avevo là due amici che l'hanno fatta, è stata una cosa... Hanno preso la pioggia, gente 8 che ore e 20 di acqua, freddo, muri a piedi, scivolare. Perché poi fai tutti i muri a piedi, quello è il problema. No, tutti no, però. No, se piove così. Se piove li fai a piedi, se sei là dietro delle retrovie. Koppenberg e Paterberg sono belli rigidi a farli bagnati. Poi l'esperienza, che poi stai in mezzo ai tifosi a vedere la gara, sì, dai. Ti sfondi di birra, patatine. Di birra, bellissimo. Andiamo al Parco Bici. Parco Bici con questa Merida montata con ruote Vision. Manutenzione, bagnetto, siamo pronti per la nuova stagione. Vedo che va tutto bene, pedirelle, valvole, rapporto, Giuse DR. Perfetto, bravo. Fatto la manutenzione, bravo, il bagnetto, via, pronti. Continuate a caricare le foto sull'app di GCN, la sezione Cycling Inspiration e Parco Bici. Vediamo la vignetta di Andrea Gandolfo a tema Roubaix, tema Pasqua. La Parigi-Roubaix si correrà a Pasqua, come avviene spesso. Perché non è forse a Pasqua che si rompono le uova? No, io stavo pensando alle pelotas, l'abbiamo parlato l'altra volta. Penso che intendesse quello anche il buon Gandolfo. Ah, fluttuare sulle pelotas. Di quello che si siede sulle pelotas mentre va in bicicletta, cioè si appoggia sopra. Però magari, sai, soffri meno con la schiena, non so. Magari vai in ospedale lo stesso, però... Comunque, ha voluto giocare su questa cosa delle uova. No, ma scusa, mi viene da pensare a quanto potrebbe essere doloroso Giorgione, veramente. No? Ma non si... vabbè. Una tortura devastante. Io non capisco quelli a cui piace pedalare sopra i testicoli, io preferisco evitare, nel senso non mi appoggio sopra i testicoli. No, ma solo a pensare. Comunque. Non è molto sostenibile come posizione. Sì, tu che hai detto poi questa cosa, però ce l'ho in testa, mi viene male. Cioè. Andiamo avanti, per favore. I tuoi commenti. Andiamo con la canonica, non c'ho gli occhiali, va lo stesso. Con la canonica, lettori di alcuni dei vostri commenti, cominciamo con Nicolas Agarla. La gara vinta da quella ragazza mi fa sorgere una domanda. Come mai le gare femminili sono così poco spettacolari rispetto alle maschili? Tantissime cadute, quelle ci sono anche degli uomini. Distacchi impressionanti, quelle un po' meno.
pochissimi colpi di scena. Io mi sono fatto un'idea, ma vorrei sapere la vostra. Occhio, perché qui c'è già gente con, che sta caricando politically correct, il fucile, il politicamente corretto. C'è il mirino qua, qua. Vabbè, non lo so, sono gusti. C'è chi preferisce il ciclismo maschile e chi preferisce quello femminile. Però aspetta, diamo una spiegazione oggettiva. Il ciclismo femminile è cresciuto tantissimo negli ultimi anni, gli è stato dato molto spazio a livello di visibilità, a livello di numero di corse, e quindi sta crescendo. È logico che il livello globale non può essere paragonato a quello degli uomini, oltre per differenze fisiche, ok, ma anche perché a livello di praticanti sono meno. È cresciuto adesso, sì. Sta andando in quella direzione, sono meno, piano piano. E soprattutto c'è molta più differenza di prestazione tra la prima e l'ultima donna rispetto che tra il primo e l'ultimo uomo. Quindi in corsa si trovano livelli di eterogeneità molto grandi che fanno sì che mentre sono ragazze che sono lì per staccarsi, altre sono con una sigaretta in bocca che si rilassano. Quindi questa cosa qui porta al momento in cui si apre il gas a far detonare tutto. Però probabilmente tra 10 anni ci sarà meno gap tra le migliori e quelle di media fascia. Questo non lo so dire, però penso che uno dei motivi per rispondere è questo qui, che c'è molta più eterogeneità di prestazione dentro un gruppo femminile rispetto a uno maschile. Però diciamo che si scanna anche abbastanza, ho capito. Ma questo che... non c'è, ma il poi fatto, c'è un altro, il fatto modo di che si impegnino al massimo, sì, non lo metto in dubbio. Poi logico che guardi il Fiandre, al Fiandre gli uomini hanno fatto i primi 100 a scannarsi alla morte a 60 all'ora con il gruppo che gli spaccava più volte, le donne sono andate quasi al gruppo aperto. È una cosa strana, gli uomini atteggiamento non un po' diverso. Succede che non vada via la fuga e si vada piano, cioè è molto raro che in una corsa non vada via la fuga e si vada anche piano allo stesso momento. Può essere una tappa del giro del tour, va bene, ma in una grande classica impossibile. Vabbè, comunque. Gianluca Volta, una riflessione: ma se tutti i fenomeni del ciclismo contemporaneo di colpo non avessero più radioline, ciclocomputer con cui controllare watts e parametri vari, vincerebbero ugualmente? Complimenti ragazzi, vi seguo sempre. Sì, secondo me sì. Assolutamente sì. Secondo me sì, cioè Vene Pool, anche se lui è un po' guarda sempre sto computerino, vincerebbe lo stesso, Però... Il misuratore di potenza permette di crescere a livello prestativo perché ci si allena con il misuratore di potenza. Ecco. In corsa non, allora fa, non fa quella differenza. E allora perché lo devi guardare così di continuo? Perché dà un aiuto, ma se tu gli spegni il computerino a Evenepoel che lo guarda in salita, cos'è? Pensi che non sia capace di tenere quella potenza lì? No, sicuramente. Ti sbagli di 10 watt? Quindi è un placebo. Ma non lo so, è una sicurezza in più. Cioè sì. tu stai che stai per fare allora, come anche quando, non so, la Ineos... quando aveva Froome, oppure mettiamo la Jumbo, cioè e hanno gli uomini che tirano regolari, si spostano in salita per fare il finale, sì. Ognuno lì sa per certo che guardano certo. ai watt medi che certo. devono ottenere, perché sanno che se tengono quel wattaggio medio non scatta nessuno, certo. o comunque si mettono il corridore in una certa sì. situazione. E quindi? Quindi viene utilizzato per quello. Quindi uno dice, sì. poi c'è un altro commento che non so se leggeremo, però che dice, ma scusate, ma possiamo evitare di farglieli usare in gara? Poi in allenamento possono fare quello che vogliono, però non è... arrivare troppo a essere vincolati, poi alla fine magari, come stavi dicendo, è una cosa, una sicurezza mentale in più, perché io penso che un corridore sappia benissimo qual è il ritmo che sta tenendo, andando, non è che il ritmo è alto e nessuno può attaccare, anche se non guarda i numeri. No, e sono sicuro che se prendi una persona di queste qui, gli fai partire un lap senza fargli vedere la potenza media, gli dici di falla tutta a FTP, ti arrivano alla fine dell'app che hanno ottenuto una potenza più o meno 10 watt rispetto al loro FTP. Sono lì, cioè sanno cosa stanno facendo. Per quello che riguarda le radioline, devono leggere se non sanno cosa. Le radioline non sono d'accordo sul non utilizzare la radiolina solo al mondiale. A me questa cosa non mi convince. Cioè, tutte le altre corse del calendario la puoi usare, il mondiale no. Ma io utilizzerei sì. Poi in Australia è venuto fuori un macello dove problemi di comunicazione, nessuno sapeva chi c'era davanti, chi c'era dietro. E non diventa più spettacolare. È stato brutto. Diventa. Una roba di sembra una corsa di paese. È stato bruttino. Massimiliano Merati, ti vedo bene? Alan risponde, ti vedo bene a fare intervista Mosè Saronni. Uno fa lo sceriffo, l'altro spara la fucilata. Insomma, sarai sotto fuoco incrociato. Necessario giubbotto antiproiettile. Ne uscirà un video alla Sergio Leone con musiche di Morricone. Però prima facciamo uno, poi l'altro. Mica che stai in una stanza con tutti e due insieme. No, ragazzi, non scherziamo, facciamo prima uno poi l'altro. Troppe personalità forti. Io mi sono detto che me ne tiro fuori, resistisci tu la cosa. È difficile farla con loro due presenti, dai, non sì. lo fai. Facciamo prima uno poi l'altro. Silvio Coggiola.
Io sul... ecco, qui altro fucile caricato, occhio. Attenzione, eh. Vai. Io sul doping prendo per buono quello che dite. Ieri era tutto sporco, oggi tutto pulito. Ci si aspetterebbe di vedere delle prestazioni ridimensionate, invece stranamente oggi sono davvero incredibili. Risotto, tabelle magiche, ma capisco chi abbia malgrado i controlli a sorpresa dei forti dubbi. Perché sono incredibili le prestazioni di oggi? Capisco chi abbia malgrado i controlli a sorpresa dei forti dubbi. Perché sono incredibili? Incredibili vuol dire letteralmente non credibili. Perché ne dovrebbero essere non credibili? Allora, intanto... no, ti spiego. Quello che vorrei dire io è... prova a prendere una bicicletta degli anni 90 e poi fai una salita e poi ne prendi una salita, pianura, provi, insomma, fai più chilometri e poi prendi una bici moderna di adesso. E già lì vedi quale gap ci può essere solo a livello tecnologico di mezzo con cui i corridori pedalano. Sì, senza considerare che... poi lasciate la palla di tutto il resto. No, ma cioè, si è evoluto tantissimo tutto quello che c'è attorno. Cioè, mentre negli anni 90 non c'erano i preparatori, c'erano i medici, finita quell'era lì, sono arrivati i preparatori, gli alimentaristi, tutte persone che permettono ai corridori di rendere al massimo di quello che possono fare con i loro mezzi. Cioè, la scienza, solo la parte nutrizione, l'integrazione, la ricerca che è stata fatta su alcune molecole che permettono di recuperare prima, resistere più a lungo, cioè tutte cose che non c'erano una volta. Questo aiuta ad andare più forte. Nonostante ciò, certi record di quel periodo lì non sono ancora stati battuti. Guarda che la media record del Fiandre, quella precedente, era di Bortolami degli anni 90, di cosa stiamo parlando, con ragazzi? Le biciclette aero degli anni 90, che era proprio... Un'altra cosa che aggiungo, la preparazione base a quei tempi era stare in bicicletta, fare ore, sì, fare una salita a sensazione un pochino più forte, qualche lavoro di... ma no, ma non c'era paragone, di SFR, dai, di potenziamento, ma niente. Cioè, e poi andavano alle corse per fare ritmo. Sì, certo. Adesso arrivano alle corse, pronto, che hanno già ritmo, sono già preparati perché hanno fatto degli allenamenti che sono proprio atti a farti rendere al massimo già da subito. È completamente diverso. La cosa che è inconfutabile, che toglie dubbi, è quando ci sono delle corse di livello punto 1 che sono aperte sulle squadre World Tour e Professional con passaporto biologico e alle Continental. E soprattutto certe Continental, come era successo l'anno scorso all'Andalusia, mi sembra, no, all'Algarve forse, arrivano alle Continental di turno, tipo la VC Porto, che ne hanno portati via 15 tutti caricati, hanno chiuso la squadra. Tutti caricati. Vedi squadre di questo tipo che scattano in faccia i corridori World Tour e li staccano. I casi sono due: o in Portogallo, in particolar modo nell'FC Porto, sono fenomeni che non conoscevamo, perché caspita, qua hanno una scuola di ciclismo fenomenale che hanno creato fuori delle generazioni intere. C'è un bivaglio importante. Oppure questi caricano e gli altri non caricano. I casi sono due, quindi cioè, cerchiamo di usare anche la logica. Poi io rimango convinto che il passaporto biologico, quindi controlli a sorpresa, siano necessari, non vanno tolti, anche se secondo noi il ciclismo di oggi è molto più pulito rispetto a una volta. Devono esserci, perché certo, se tu abbassi la guardia non puoi sapere se magari qualcuno prova a fare il furbo. No, però questa cultura magari... del dubbio senza conoscenza dietro, no, a me fa nervosire. Ma poi mettono dubbi su gli atleti che vincono da quando sono ragazzini, vincono mondiali dalle categorie juniores, sono esplosi da subito, e quindi non lo so, io faccio, poi se uno vuole stare col dubbio faccia pure, è libero di farlo. Però questa è un po' una spiegazione oggettiva che possiamo dare. Giacomo Casadei: Roglic esultava dopo la linea, ci sono i video, non dite boiate, dai. Vabbè, non l'ho visto. No, perché anche io ho criticato Roglic che invece che esultare... Ma così, non è criticato, no, ha fatto una battuta. Fatto una battuta. Fa ridere uno che vince, spinge, anziché alzare le mani, spegne il computerino. Fa un po' ridere, poi ha esultato dopo, che va benissimo. Dopo io, i fotografi non ci sono, però, cioè, se non lo sapete, c'è una linea di fotografi dopo l'arrivo che sono lì apposta per fare il fuoco sulla linea. Comunque, se tu alzi le mani 30 metri dopo, non c'è più il comunque fuoco posso nella dire, foto. Si vede che è abituato a vincere, perché se io vincevo una tappa da Tirreno, vedi che casino faceva, altro che spegnere il computerino. Beato lui, beato primo. Kevin Ferrari, chiudiamo. Maranga, io ho un tandem Graziella, se volete ve lo presto, parliamone. Parliamone. Per cosa? Per la prossima sfida. Non so sta cosa. Facciamo una sfida in salita col tandem Graziella. Giorgio, parliamone. Comunque tienilo lì, buono Kevin, che magari se ne abbiamo bisogno ti contatto. Cioè, chiudiamo i commenti con questa bomba. Scrivici una mail alla mail che conoscete. Indirizzo mail. Continuate a scrivere e commentare, noi cercheremo di leggere sempre il più possibile. Giorgione, bisogna alzare l'asticella, cambiare le sfide, non ti preoccupare. Sondaggio della settimana: la scorsa volta vi abbiamo chiesto chi avrebbe vinto il Fiandre. Il 36% ha detto Wout van Aert, il 35% Van der Poel. Era poco pronosticato. E il 23% Pogacar, 6% altri.
fa impressione, fa impressione, no, fa impressione come in una corsa di ciclismo dove partono in 200 solo il 6% delle persone abbiano votato gli altri 197. Pazzesco. Come vanno quei 3 qua? Va bene. Tu hai detto Pogacar perché sotto sotto speravi Van Aert, di la verità. Volevi vedere, sarei caduto in piedi. Se avesse vinto Pogacar avrei azzeccato il pronostico, se non avesse vinto Pogacar sarei stato felice. Vabbè, andiamo avanti. Nuovo sondaggio. Chi vince la Parigi-Roubaix? Che difficile, ragazzi, eh? Che Van der Poel, Ganna, Van Aert, altri, in cui mettiamo Pedersen e tutti gli altri che abbiamo detto. Qui io voterei altri, non so, distinto voterei altri, però. E qui so. È meno, molto meno pronosticato. Poi vabbè, insomma. è difficile, oggettivamente è difficile. Poi dopo uno, cavoli, ci prova e... Io tifo Pippo Ganna, tutta la vita. Allora qui dico Van Aert. Sperando che vinca Pippo Ganna. Magari. Io provo a dire Pippo Ganna, non pronostico mai in italiano, tre volte mi critico anche su quello perché non dico mai in italiano. Sarebbe l'unica persona di cui sarei felice. Vedremo. Cioè, io tifo Van Aert, si sa, però se vincesse Ganna su Van Aert sarei ancora più felice. Guarda, ti dico, è l'unico, questa è una cosa veramente da apprezzare. Io invece ti dico conosce. Ok, io ti dico una cosa più bella. Io spero che vinca lo spettacolo. Lo spettacolo deve vincere. Andiamo avanti. Okay. Buona Roubaix a tutti comunque. Caption Challenge, la sfida spettacolare, no, l'ho già detto, è spettacolare, va bene così, delle didascalie, perché c'è lo spettacolo di mezzo, qui avevamo Van der Poel e Van Aert che controllano la situazione dietro, e Luca Trada dice Van der Poel, Poggi, vieni a giocare con noi, ci manca il terzo in volata. Ci manca il testo in volata! Ah. Ma è riuscita male. Pogacar da lontano, il giorno che riesco a staccarmi per voi, e alla fine è detto fatto, è successo, quindi. Infatti. Commento premonitore. Secondo me lì quando ha tirato il traguardo, lì Pogacar ad Arelbeck ha detto: al Fiandre mi metto uno per cantone, fosse l'ultima cosa che faccio, vi ammazzo! E così è stato. Foto nuova, in realtà non è una foto, ma è un video, quindi vi chiediamo di commentare quello che è successo al Fiandre, questo delirio, e divertirvi con la Lotte Kopecky che ha questo problema sul Koppenberg, mette il piede a terra e si innesca corsa. Un effetto domino, dopo lì è macello. Si sono salvate la Persico e la Rösser, è casino. Dico la sfida. Siamo arrivati alla conclusione di questo lunghissimo GCN Italia Show. Giorgione, non so quanto siamo. Ma quando facciamo il dibattito noi andiamo lunghi, Giorgione, quando ci sono le cose belle da commentare. Quindi se è piaciuto anche a voi, come a noi, commentare questo Giro delle Fiandre, scrivetelo qui sotto nei commenti, scrivete anche il vostro pronostico per la Paris-Roubaix, mettete un bel like e iscrivetevi al canale se l'avete ancora fatto. E adesso alla prossima puntata. Ciao. Sono andati lunghi, ciao. Adesso che babbo.